Chiedi a lei, chiedi a lei. Questi primi due giorni, lunedì e martedì, abbiamo cercato di recuperare le energie dopo il match con le Fiji. Abbiamo rivisto il video, gli errori che abbiamo commesso durante la partita, abbiamo cercato di lavorare principalmente la difesa e abbiamo anche analizzato l'Argentina al video. Credo che abbiamo sicuramente fatto un buon lavoro, siamo pronti, abbiamo tutti quanti recuperato dalla partita il sabato scorso e siamo sicuramente pronti ad affrontare il match. Ovviamente è stato bello fare piene partite, molto emozionante anche, e sì, mi sono provato anche a mio agio un po', adesso ci stiamo allenando per questa partita contro l'Argentina e domani sentiamo per la squadra e spera bene, però sì, è stato un po' sogno secondo me. No, mi sono veramente divertito queste ultime settimane. Mi hanno anche detto che gli argentini saranno molto pronti per questa partita, avendo perso le ultime due anche durante la Rugby Championship. E anche noi abbiamo qualcosa da far vedere al pubblico e a tutti quanti che siamo una nazione forte al rugby e questa partita qui sarà molto importante per entrambi le squadre, ma sai, loro abbiamo analizzato, sono una squadra aggressiva, amano mantenere il possesso del pallone, hanno giocatori che individualmente sono molto forti perché riescono a trovare dal nulla una soluzione per mettere in crisi la difesa, riescono a costruire dal nulla un'azione pericolosa, quindi da quel punto di vista dovremmo stare molto attenti. Mischia, lo sappiamo, storicamente sono una delle mischie più forti al mondo, quindi Mischia Ordinata dovremmo stare attenti, dovremmo lavorare come abbiamo fatto con le Fiji. Stare attenti, essere molto più cinici rispetto alle Fiji quando saremo in attacco, portare a casa i punti necessari, poi niente, sicuramente crescere un passo rispetto difensivamente rispetto a quello che abbiamo fatto vedere con le Fiji, ecco, quello sarà importante perché comunque gli argentini amano attaccare come gli piace giocare col pallone in mano, quindi sicuramente ci creeranno molti problemi. Un po' il sogno, insomma, andare a conoscere il Pavo perché l'ho sempre visto in televisione, quindi sarà sicuramente una grandissima emozione, penso un po' per tutti i giocatori che fanno parte del gruppo, che avranno la possibilità venerdì mattina di andare a conoscere il Pavo. Devo migliorare un pochino di calcio, non l'hanno visto le partite, però sì, stanno andando bene allenamento, devo un po' sottarmi la pressione e... Vai, perfetto, tutti quanti. Leggetevi un po' che c'è tanto. Ok, non fate nulla. Grazie. Vai, avvisami.